Spartan Locke. Sono stata abbastanza nell'ONI da sapere la verità. Quando sarà finita, dopo tutto quello che ho fatto, ti ordineranno di ucciderci entrambi. Squadra Osiris, nelle ultime 72 ore su 5 colonie si sono verificati gli stessi eventi. Distruzioni di massa causate dai precursori. Il dottor Catherine Elizabeth Halsey ci ha contattato. Sostiene di avere informazioni sugli attacchi. Ora Halsey è in mano ai Covenant su Kamchatka. La missione è infiltrarvi dietro le linee nemiche, recuperarla e riportarla sull'Infinity. E ricordate che Halsey è con il leader supremo dei Covenant, Julem Dama. Se aveste l'opportunità... Sì, comandante. Buona fortuna, Locke. Passo e chiudo. Strumenti attivi. Affermativo. Allora, prima del salto, qualcuno vuole dire qualche parola? Se Dio può sentire quanto ho paura, allora possono sentirlo anche gli altri. Locke, quando torniamo offri tu? Tu chiedi e tu paghi. Bene, squadra Osiris. Semaforo verde. Muoviamoci. Vale, monitora le comunicazioni. Confermo. Buck, Tanaka, la sicurezza. Bene. Ok. Notevole. Endama e Halsey sono in una struttura dei precursori. Quello è il nostro obiettivo. Quindi ci ha chiamati Halsey? Sosteneva che stesse succedendo qualcosa di grosso e ha dato al capitano Lasky le sue coordinate. Deve essere importante. Una ballata trappola. Area sgombra, proseguire. Bel lavoro, squadra. Ho notato che il dottor Halsey ha perso il braccio sinistro.
Quando è successo? È stato Joel. Ignoro quando e perché. Non per una discussione, o le avrebbe tagliato la testa, altro che il braccio. Vale, dove hai imparato a parlare Sangheili? Da piccola, sono rimasta alla deriva nello spazio profondo su una nave diplomatica per 6 mesi. Potevo annoiarmi a morte o imparare qualcosa di utile. La rivolta dei Prometeici è stato un brutto colpo per l'autorità di M'Dama. Aveva fatto proseliti spacciandosi per un profeta dei precursori. Jule M'Dama è un opportunista, non un leader. I suoi Covenant erano uno schieramento destinato prima o poi a sfaldarsi. Beh, per me potevano sfaldarsi anche un po' più in fretta. Molti. Vuoi forse discutere i dettagli della riconciliazione casuale? Altro sarcasmo umano. Qualcosa da me l'hai imparato, tu Jule. Affermi di poter accedere. E posso. Ma non ho mai detto che vi avrei potuto accedere all'istante. La situazione non è sicura. Non possiamo permetterci di tergiversare. E inoltre mi garantirai anche il rispetto dovuto alla mano del Didatta. Pare proprio che le tue dita si ribellino, ma... Basta! Ciao, bello. Occhi sul bersaglio. Questa posizione non mi serve a nulla. Quando invierà un'altra trasmissione, triangolerò... Non abbastanza, dottore! Da settimane conduciamo un'inutile caccia alle ombre. Capitano Lasky vorrebbe parlarle. Ci hai messo anche troppo. Osiris, siete autorizzati ad atterrare all'attracco 11. Capitano Lasky, le ho inviato la mia posizione 3 settimane fa. L'avevo avvisata. Ne parleremo in privato. Palmer. Cosa ha fatto? Fin dove si è spinto? Ben fatto, Osiris. Tu che cosa ne pensi? Dall'addestramento che non vedo Chief così sotto pressione. Sta bene, Freddy. Non dopo così tante missioni di fila. Sierra 117 Recruiter. La squadra blu ha individuato Argent Moon. Segni di attività ostile, ma lei è ancora. Ricevuto 117. Eliminare i nemici su Argent Moon. Preparatevi e schieratevi. Affermativo, Infinity. Passo e chiudo. Pronti? Affermativo. Stai bene.
Squadra blu, andiamo. Di Argent Bond. Stazione Oni. È inattiva da 19 mesi. Settimana scorsa i Kigyar l'hanno trovata e rivenduta al gruppo di Julem Dama. Eliminiamo i Covenant e rendiamo la stazione all'Oni. La via più rapida per recuperarla è prendere il comando centrale. Eliminate i nemici fino a lì e disattivate i sistemi di gravità e di supporto vitale. Il centro dati della nave è qui avanti. Scarichiamo la pianta di Argent Moon. Pare progettassero un velivolo di classe stealth. Hanno perso anni di ricerche con questa stazione. Perché dobbiamo fare noi il nodo? Che noia! È così lento! Vorrei che spaccassimo del vetro. Mi piace farlo. Contatto nemico! Accettato. Accesso banche dati. Scaricate dati e mappa demografica. Dal cantiere di assemblaggio il comando centrale sembra sempre dritto. Ci sono ancora dei Prowler negli hangar. Nessuno dell'ONI ne è uscito vivo, vero? No. Andiamo. Il comando centrale è dritto dopo l'hangar. Hanno fatto tutto a pezzi. Credo smantellino la nave sperimentale per i componenti. Sciacalli, saccheggiano tutto. A quanto pare la guerra dei Covenant contro l'Arbiter non sta andando bene. Julem Dama è molte cose, ma non un profeta. Centrale. Il comando centrale, dietro queste porte. Cacciatore! Squadra blu, rapporto. Sierra 117 a squadra blu, rapporto. Sierra 117, mi sentite? Chief, il dominio è aperto. Ora tocca a Meridian. Cortana? John, la reclamazione sta per iniziare. Meridian
succede? Lei è su Meridian. Chi? Cortana. Non è possibile. Dicevi che era morta? L'ho vista morire. Pensiamo alla missione ora, ne parleremo più tardi. Luci. Frederick, riportaci sulla via per il comando centrale. Prendo la pianta. C'è un ascensore, ma l'accesso è 4 piani più sotto. Percorso. Chief, cosa ti ha detto Cortana? Troppo poco. Qualcosa su Meridian. Meridian è un luogo isolato. Se è attiva, cosa sta facendo laggiù sulla frontiera? Navi Covenant dall'iperspazio. Siamo in inferiorità numerica, Chief. 1000 contro 1. Lasciargli Argent Moon non è contemplato. Nemmeno combattere corpo a corpo metà dei Covenant. Allora niente comando centrale. Il piano cambia in distruzione di risorse. Andiamoci da Argent Moon. Il nucleo del reattore è qui vicino. Facciamo come con la Perpetual Devotion? Sovraccarichiamo il reattore e via. La nave esplode e distrugge le altre. Il reattore è sotto il laboratorio. Ci spostiamo nei condotti dell'aria. Segnalo il pannello d'accesso. Letty, sfruttate l'attrezzatura del laboratorio per restare sotto. Fuoco a volontà. Camera di raffreddamento pronta. Allontanarsi. I sistemi di sicurezza mandano refrigerante nel reattore. Se il refrigerante funziona, il nostro piano salta. Peccato perdere Argent Moon. Ma vorrei vedere le facce dei Covenant quando esploderà come una supernova. Come si ferma? Le aree comandi su entrambi i lati della camera di raffreddamento sono i nostri bersagli. Aree comandi, disattivare il sistema raffreddamento. Libero. Tempo, Linda. 89 secondi. Sierra 117 Infinity. Argent Moon è persa. Vi assegno la squadra blu, destinazione Meridian. Potenziale contatto con Cortana. Negativo 117, la missione è affidata a un'altra squadra. Che diavolo! Tornate subito sull'Infinity. Negativo, Infinity. Non mi piace. Chiunque siano, raggiungiamo Meridian prima di loro. Cali, no. Non devi andare da solo, Chief. Andremo tutti alla corte marziale, no? Ho fatto il possibile per avvisarvi. Cortana non è più una risorsa, capitano, è un pericolo. Ha accesso al dominio dei precursori. Una rete molto estesa. Cortana è ancora viva. E può controllare qualsiasi dispositivo abbia causato questo danno. Come? Master Chief dice che lei lo ha contattato. Cosa? No. John non deve parlare. Ed è andato a cercarla. Gliel'avete permesso? Non è possibile. Nessuno gli ha dato il permesso. Chief fa quello che vuole. Fino alle 6:31 di oggi, quando è stato dichiarato assente. Il punto non è... John non è emotivamente pronto a considerarla una minaccia. Ehi!
Qualcuno vuole rispondermi? Sei inopportuno. Sì, signore, come tutti d'altronde. Doc ha creato lei, Cortana. E ora la vuole eliminare con queste accuse. Roland. Pensa che abbia ingannato Master Chief per farlo allontanare? Con tutto il rispetto, perché? Perché è Cortana il problema? Perché si è rifiutata di morire, nonostante tutto? Quindi a te va bene? Non è un bersaglio qualsiasi. Ogni bersaglio è solo un bersaglio, Buck. Già. Per te, forse. Mi piaceva far parte dei Calo. Mira e spara, e senza queste grandi incertezze. E come li riportiamo? Chiedendo con cortesia? No. Ma che... Arresto dell'armatura. Sistemi in cortocircuito. Ehi, Locke. Gli altri Spartan. Tutti, quando sapranno che stiamo facendo, ci odieranno. Lo sai, vero? Non sei l'unico a essere qui grazie a lui. Hanno vetrificato il pianeta nel 48. Era una colonia UNSC, poi abbandonata. Ora è gestito da una multinazionale. Rimuovono il vetro, rendendolo... Da che scendiamo, per la via lunga? Per rispetto. Sono cresciuta in una colonia indipendente come Meridian. La gente non gradisce che l'UNSC atterri in piena città. Lo interpreta come un'aggressione. A proposito di aggressioni... Navi dei precursori! Cosa ci fanno qui i precursori? Forse non siamo gli unici a essere qui per Master Chief. Chiunque vi sia sul mio ascensore, si identifichi. Sono lo Spartan Jameson Locke, UNSC. Criminali, tutti quanti. Con chi sto parlando? Sono il governatore Sloan. E voi potete... Sembra che non voglia il nostro aiuto. Beh, si dovrà rassegnare. Spartan, cosa diamine fanno qui gli Spartan? Che succede? Stazione Meridian è sotto attacco. Sloan vuole combattere, ma c'è la mia famiglia lassù e sono disarmati. Osiris, l'agente di Stazione Meridian ha bisogno di aiuto. Qui Sloan. Ma che diavolo sono? Spartan, ora siete vicini a Stazione Meridian. Che ne dite di ripulire il territorio tra voi e la città? Certo, governatore. In un attimo è passato da andatevene dal mio pianeta e mi date una mano. Almeno ci parla. È un inizio. Governatore Sloan, possiamo scambiare due parole? Venite in città e parleremo. Confido che vi comporterete bene. Arriverò a breve. Tanaka, che tipo di benvenuto dobbiamo aspettarci? In una colonia di frontiera come questa? Il mio consiglio è tenere le mani lontano dalle armi. Il materiale non è ancora catalogato. Giù le mani! Comunque, cos'è questa roba? Deve essere quel metallo strano che stavano estraendo. Dovremmo tenerlo così, all'aperto? Non è all'aperto, c'è una cerata sopra. Slow.
Non sono entusiasta di baciare il di dietro dell'UNSC. Ma è un IA. Ha qualcosa di strano. Sembra rotto. Instabilità terminale, direi. Probabilmente sacrifica la risoluzione ai cicli logici. Vi ho accolto nella mia casa. Non siate così indelicati da discutere apertamente la mia salute. Ma certo, governatore. Chiedo scusa. Stiamo cercando un'altra squadra di Spartan. Come mai così tanti Spartan qua giù? Proprio. Non so nulla di altri agenti UNSC tra noi, ma finora ci avete aiutati. Date pure un'occhiata in giro, ma fate in fretta. Passo e chiudo. Allora da dove iniziamo? In un posto simile le informazioni migliori arrivano dalla gente, quindi orecchie ben aperte. Non c'è granché. All'avamposto. Solo io. Saputo dell'attacco, sono tornato qui con un mongoso. E ho visto passare quella nave in direzione opposta, molto bassa. Hai visto una nave? Insegne? Va a quel paese, UNSC. Se i vostri amichetti non vi dicono dove parcheggiano, la prossima volta sincronizzate meglio le zone di sbarco. Sentito? Pare fosse una nave dell'UNSC. Non avrei mai pensato che mi sarebbero mandato. Forse possiamo aiutarvi. Da dove proveniva quella trasmissione? Incredibile. L'UNSC arriva per prendersi tutto. Ma noi di Apogee siamo molto forti, sapete? Non riuscirete a spolpare la nostra carcassa tanto velocemente. Avvoltoi! Aspetta, Apogee? Credo sia quello il nostro posto. Quindi Apogee era sotto attacco, poi è apparsa una nave dell'UNSC. Trova un terminale di rete. Voglio sapere di più su stazione Apogee. Ho fatto il possibile. Artemis dovrebbe individuare un terminale di rete adatto. Trovatelo. Accesso al terminale. Vi ho forse autorizzato a ficcare il naso? C'era una nave dell'UNSC vicino a stazione Apogee. UNSC ad Apogee? Perché siete ovunque sul mio pianeta? Con il suo permesso vorremmo chiederglielo di persona. C'è un cargo Pelican sulla piattaforma d'atterraggio di stazione Meridian. Raggiungerete in fretta Apogee. Lo apprezziamo, governatore. Ci mancherebbe altro. Sembra che abbiamo una scorta. Mi sorprenderebbe il contrario. Non credo Sloan gradisca avere l'UNSC fra i piedi. La signora ha ragione. La mia squadra è qui per tenere sott'occhio la situazione. Niente di personale, Spartan. Nessun attacco subito, governatore. Troveremo i bersagli e a breve ce ne andremo. Aria sgombra! Muoversi, vediamo di trovare tracce della squadra blu. La squadra blu ha parcheggiato proprio qui il Prowler? Devono essere atterrati per un motivo. Consultiamo il registro di bordo. Eseguiamo un'analisi. Là. Guardate qui. Sembra una mappa di stazione Apogee. Conduce all'interno della montagna. Con un percorso dalla porta esterna alle miniere. Governatore Sloan. Spartan Lock? Stiamo cercando un accesso alla miniera qui vicino. Pensate che il soldato che state cercando sia laggiù? Poco probabile. Le sto chiedendo cortesemente accesso alla struttura, governatore. Vi stiamo aprendo la porta. State attenti laggiù. C'è qualcosa qui. Somiglia molto a un monitor. Nessuna interazione e non sembriamo interessarli. Procediamo, ma teniamoli d'occhio.
Guardate che roba. Registrate tutto. Dopo daremo un'occhiata con calma. Ai precursori va riconosciuto un certo stile. Pare si possa solo scendere. Spartan, perdo il vostro Sloan. Un po' di privacy. Questo posto è enorme. Perché Sloan non ha segnalato una scoperta simile? Ma cosa diavolo? Tanaka? Pensavo. Buck diceva che la squadra blu non ha affrontato i prometeici. Beh, non si sono neanche ingraziati Sloan. Sloan li avrebbe mandati qua giù. Credo che sia possibile. Possibile, ma non sicuro. Se Sloan nasconde qualcosa, glielo faremo sputare dopo aver ispezionato questa struttura. Suo servizio. Che cos'era? Scopriamolo. Siamo un bersaglio qui. D'accordo. Muoversi! La vostra presenza nel rifugio del protettore è indesiderata. Sei il protettore. Sono il guardiano eterno. Colei che servo è Cortana. Cortana? Gli altri umani possono passare. Purtroppo, voi no. Sembra una minaccia. Andatevene da questo rifugio, ora! Era una minaccia. E quel coso da dov'è sbucato? Questo. Pronti a difendervi. Non siete utili ai suoi piani. Andatevene e sarete risparmiati. Che diamine era quella cosa? Il guardiano eterno. Ha servito Cortana, ha detto. Ora non più. Una scossa. Brutta notizia, meglio muoversi. Il guardiano proteggeva qualcosa oltre queste porte. L'ha chiamato il protettore. Cortana è legata in qualche modo al protettore. E questo lo rende un bersaglio per Master Chief. Trovato uno, troveremo l'altro. Andiamo. Ha detto che Cortana li chiamava a sé. Ma non è qui. Fatti belli grossi. Quello è il protettore? Tu che ne dici, Buck? Quassù! Contempo! Muoversi! Contenere! Non muovetevi! Uno, uno, sette, a terra! Signore, lei è assente ingiustificato.
Questa è la sua sola possibilità di rientrare. Squadra blu, non vi muovete! Ho un lavoro da fare. Cortana è un problema nostro ora. Senza dubbio. Siamo in superficie. Avanti alla zona d'evacuazione. In orbita, subito. Sloan ha chiesto l'evacuazione. Lui sa, in qualche modo. Sa cosa? Guarda, il protettore! Oh no. Dove diavolo sta andando? Cifre a bordo, Locke. Dobbiamo decollare. Ecco che è successo alle altre colonie menzionate dal capitano Lasky. Locke, questa colonia sarà presto un cratere. Questa gente non ha costruito niente che voli. Il nostro Pelican è sull'ascensore spaziale, potremmo usarlo. Le altre colonie, altri protettori. Preoccupiamoci di quello che abbiamo davanti al naso, Vale. Ma perché Chief cerca proprio questo protettore? Forse perché è il primo attivato di proposito da Cortana? Qui è il governatore Sloan in onda su tutte le frequenze. Gente, se siete ancora sul pianeta, dirigetevi subito all'ascensore spaziale. Le ultime navette partiranno presto, con o senza di voi. Governatore Sloan, navetta Bravo 3 pronta al decollo. Attenti, lievete le costole. Portaci là, così posso sparare. Attento alla tua traiettoria. Il protettore ha una gran bella voce. Possiamo portare qui il Pelican con il pilota automatico? Mayday! Mayday! Un attacco! Ci hanno colpiti! Non con navi che sparano a tutto ciò che vola. Spartan, la vostra tenacia supera persino la mia. Quando è che Cortana ti ha detto del protettore? Io? Complimenti, ci sei arrivato. Mi aveva avvertito, sì, è vero. Mi aveva dato la possibilità di salvare la mia gente. Un cambiamento è imminente. Per tutti noi.
umani e artificiali. Lei porterà una nuova era e io intendo farne parte. È arrivato il mio momento. Buona fortuna a tutti. Addio. Sono per noi il Pelican. Fuoco a volontà. Sloan ha parlato di un cambiamento e Cortana l'ha contattato. Anche lei è sul protettore. Master Chief pensa di sì. Se è così, dove staranno andando? Lo scopriremo una volta sul Pelican. Capisco che Master Chief disobbedisca per trovare Cortana, ma il resto della Squadra Blu neanche la conosce. I membri della Squadra Blu sono cresciuti insieme nel programma Spartan 2. Sono il gruppo d'assalto con più operazioni all'attivo dell'UNSC. Sono una famiglia. Esatto. Un'altra New Alexandria. Sgobbiamo per farci una vita qui, fatichiamo per sopravvivere. Per cosa? Per poi scappare e abbandonare tutto? C'è differenza tra scappare e vivere per combattere ancora. Tanaka ha ragione. L'umanità dà il meglio di sé nelle situazioni più disperate. Siamo ostinati e sappiamo ripartire da zero ogni volta. Pronto? Qualcuno mi sente? Sono a stazione Meridian. Sono tutti morti e il governatore Sloan non c'è. Io... Vi prego, non c'è più nessuno qui! Sloan ha abbandonato la sua gente. Se c'è davvero Cortana a guidare quel protettore, qui ha fatto più danni di lui. Scopriremo cos'è successo davvero qui e faremo in modo che chi deve pagare, paghi. Attenti! Altri prometeici! Non so cosa stia succedendo! Aspettate! Si è fermato! Oh no, via tutti! A riparo! State tutti bene? Che è successo? Il freno d'emergenza ha evitato una catastrofe, ma non reggerà a lungo. La struttura sarà così solida da poterla scalare? Se crollerà non sarà perché gli Spartan l'hanno usata come palestra. Vedi se c'è un'uscita. Ecco il protettore. Procedete verso il Pelican. Il Pelican si trova a un livello superiore. Quanto dista? Più di quanto vorresti, ma poteva andare peggio. Succede quando arriva lo zero. Non ci tengo su qui. Al Pelican! Altri 5 eventi dopo Meridian, 11 colonie. In qualche modo va fermato. Il Guardiano ha confermato la teoria di Halsey. Cortana sta attivando i protettori. Ma non questo, non ancora. Su Nion, un sito religioso pre-Covenant su Sangelius. Un protettore sul pianeta degli Elite. Facendo sbarcare una squadra accederemo al protettore. Non possiamo andare su Sangelius, i capi non vogliono avere a che fare con l'Arbiter. Perché non hanno sentito la mia fantastica idea? Quel rumore è un codice numerico criptato.
Fasi quantiche accoppiate. Coordinate iperspazio per una mappa dei precursori. Se Osiris si inserisse nel protettore le coordinate prese su Meridian, potrebbero raggiungere Cortana e Master Chief. Tom, possiamo farla finita. Ma occorre andare a Sangelius. Ok, ci penso io. Eccone un altro. Che sta facendo Cortana? Perché ci ha portati qui? Andiamo avanti. Dove siamo? Non rilevo comunicazioni. Nessun collegamento a lungo raggio. Quindi nel nulla più profondo. C'è un motivo se siamo qui. Cercate. Al mio arrivo la console si è accesa. Cos'è stato? Veniva dalla console. Da quanti anni non utilizziamo più quel segnale? Accedi alla console. Se è Cortana... Cortana! Cortana, mi ricevi? Nessuna risposta. Cos'è questo posto? Un pianeta dei precursori. E poi, chissà. Ovunque siamo, è Cortana che ci ha portato qui. Lei è là fuori. Chief, su Meridian è andato tutto distrutto. C'erano dei civili. Lo so. Forse non ha previsto le conseguenze. Già, forse. Lo scopriremo quando la troveremo. Questo posto è incredibile. Mi dai i brividi. Le letture biometriche non trovano corrispondenze precedenti. È tutto così preciso e formale. Sembra artificiale, ma in realtà è biologico. Il dottor Alsi avrebbe già iniziato a prelevare campioni. Probabilmente avrebbe già individuato le coordinate esatte di questo pianeta. L'accesso alla console ha attivato quella vasta struttura. E abbiamo sentito quel segnale. Pensi che lei sia là? Forse. Via! Ammesso che Cortana sia davvero su questo pianeta, come ci sarebbe arrivata? La nave del Didatta è scomparsa nell'iperspazio. Sarebbe potuta finire ovunque. Di nuovo il segnale. Attiviamo la console? A quanto pare dobbiamo farlo. Altra attività alla struttura grande. Chief, che succederà all'edificio usando queste console? Non lo so. Peccato che i precursori non abbiano lasciato un manuale.
Se quel segnale è Cortana, ci sta guidando verso le console. Di recente non è stata una guida molto affidabile. Proseguiamo. Scopriremo cosa sta accadendo. Ecco un altro di quei... Mi chiedo, e se i Covenant fossero arrivati con loro? Avrebbe senso. Qualsiasi nave nella bolla dell'iperspazio verrebbe risucchiata. Chief, guarda. Come sarà successo? Identificati. Sono il Guardiano Eterno. Mi ergo a difesa di Cortana. Mi ha chiamato lei. E tu sei accorso subito. Lei conosce il tuo nome dimenticato. Chi eri prima di essere l'117? Non ti sembra strano che la tua fida compagna tenga per sé simili informazioni? Portami da Cortana. Non così presto. Vieni. Perché non parliamo ancora un po'? Risposto alla sua chiamata. Perché? Cosa intendi fare quando la raggiungerai? Te lo dico io? Ebbene, quando la vedrai? Sono qui per portarla a casa. Se capissi cos'è diventata, non nomineresti concetti tanto infantili come casa. La vostra fiducia reciproca è un'innocente follia, che però limita le sue potenzialità. Dove si trova? Risparmierò a Cortana l'inevitabile sofferenza del tuo tradimento e ti eliminerò. Il manto della responsabilità spetta a Cortana e agli altri artificiali. Farò in modo... che ti resti per sempre oscuro. La tua ora è giunta, guerriero servitore. La tua battaglia è conclusa. Cortana. John, ce l'hai fatta.
Non riesco a credere che tu sia qui. Dove siamo? Su un mondo dei precursori, denominazione Genesis. Basta perdere tempo. Vado ad azionare il ponte. Il guardiano tornerà presto. Lo conosci? Certo. Ricorda sempre. Ha una sola mente, ma milioni di corpi. Per Cifer è stata distrutta. Dopo aver visto John per l'ultima volta, sono stata inghiottita dall'iperspazio. Da lì sono entrata nel Dominio, un sistema dei precursori, esteso per tutta la galassia. Sei ancora attiva? L'instabilità? Accedere al Dominio, toccare questo luogo, mi ha curata. È come se guarisse noi IA. Come ti raggiungiamo? Accedendo alla porta, il grande edificio con tutte quelle luci. Avete già azionato gran parte della sequenza di attivazione come supponevo. Manca l'ultimo passo. Ok, eccolo, l'ultimo punto di attivazione. Chief, sei molto vicino alla mia posizione. Forza! Cortana, perché il guardiano pensa di doverti proteggere da me? Devo spiegarti tante cose. Sarà più facile farlo di persona. Prova. La cura per l'instabilità garantisce l'immortalità alle vite. Questo permetterebbe una pianificazione a lungo termine, come quella dei precursori. Le IA possono assumere il manto della responsabilità. Raggiunta la pace, potremo eliminare povertà, fame, malattie. Ma il guardiano crede che alcuni rifiuteranno il nostro aiuto e che tu sarai fra questi. Sembra grandioso. Non capisco perché qualcuno dovrebbe opporsi. Il didatta ha spiegato che il manto della responsabilità era una sorta di pace armata. Chi si ribella, paga. Non sarà così, John. Te lo spiegherò meglio quando saremo insieme. Eccola. La porta per il dominio dei precursori. Sarete le prime creature biologiche a varcarla dalla loro caduta. Lo ammetto, dopo l'incidente, non pensavo che ti avrei mai più rivisto. Sono qui ora. Sta preparando? Scopriamo se Alcy può parlare col protettore. Terremo un briefing appena raggiunto Sangelius. Ci vediamo sul pianeta. Quindi hai scritto un dossier sull'Arbiter quando eri nell'ONI? È stato 6 anni fa. Qual è il punto? Beh, ti sei offerto di assassinarlo. Aveva ucciso milioni di persone. Ma non l'hai fatto. Le cose cambiano. Peter è impegnato in battaglia. Vi scorteremo da lui. Locke, sul pianeta c'è una guerra civile. Se qualcosa va storto... Capisco, signore. Questa missione non è mai esistita. Buona fortuna.
Arbiter ha riunito tutti i clan e creato una nuova alleanza, le Lame di Sangelius. I trionfi dell'Arbiter insieme alla morte di Julem Dama hanno reso i Covenant superstiti disperati. Hanno iniziato ad assalire i territori Vadam proprio per colpire l'Arbiter. E ora dov'è l'Arbiter? L'Arbiter è nella sala del Consiglio degli Anziani. Vittoria al clan e alla famiglia, Spartan. Passo e chiudo. Strano, con l'Arbiter combattono anche delle donne. Su Sangelios la guerra è prerogativa maschile. Cosa sono quegli edifici laggiù? Sunayon, ecco dov'è il protettore. Occorrono rinforzi veri anche solo per avvicinarci. Ti servono le Lame di Sangelios e quindi l'Arbiter. Queste sono rovine Sangheili pre-Covenant. Erano già antiche prima che l'uomo costruisse le piramidi. Arrivano navi Covenant! Siate disinvolti, forse non ci noteranno. I Covenant sembrano convinti di farcela. Se uccidono l'Arbiter avranno un bel vantaggio. Guarda come combattono Sangheili! Per Sangelios! Ecco, l'Arbiter! Pronti all'estrazione! Spartan, che cosa significa? Spartan Jameson Locke, UNSC. Il capitano Lasky manda i suoi saluti e ringrazia per la collaborazione. Oni, allo scoperto! Da quando le spie si annunciano, agente Locke? Sono uno Spartan, ora. So chi sei. Eri un agente quando ti sei offerto di uccidermi. Ma oggi ti ho salvato la vita. E ora dai la caccia a un altro Spartan, il più grande tra voi. Che cerchi pure, non ci troveranno mai. È Cortana, ha raggiunto i dispositivi dell'accampamento. Sa che il protettore è qui. Locke, è l'ultima possibilità. Tu sei in grado di farci entrare. Sunayon è l'ultima roccaforte che i Covenant ancora controllano su Sangelios. Ci muoveremo solo se certi della vittoria. Dottore, Osiris si schiererà in un'ora. Prepari il suo piano. Giù le armi, Osiris. Siamo ospiti qui. Locke, ho informazioni, ma data la dimostrazione di potere di Cortana, non voglio parlarne su canali aperti. Ricevuto, dottore. Ci muoviamo. Venite qui, Osiris. Ho trovato un modo per attivare il protettore. Osiris, a rapporto, dottor Halsey. Questo è un costruttore, uno strumento dei precursori interfacciabile con il protettore. I costruttori erano ovunque nelle strutture dei precursori. Queste colline pullulano di punti di supporto per il protettore di Sangelios. Palmer ha le coordinate di una di queste stazioni. Dovremmo trovarvi facilmente un costruttore. Siamo pronti, comandante Palmer. Ok, andiamo. Osiris, il costruttore di Halsey è in una struttura dei precursori a nord, ma i Covenant hanno un Kraken parcheggiato in mezzo.
L'Arbiter colpirà il Kraken dal cielo, fornite supporto terrestre. Raggiunto il punto di raduno, l'Arbiter darà il via libera. Bene, comandante. Vi collego alla rete di combattimento dell'Arbiter. Buona fortuna, Spartan. Covenant. Ho trovato qualcosa sopra il ripiano. Deve essere questo. Succede qualcosa. Ecco, le coordinate di Al si indicano oltre quella porta. Muoversi, Osiris. Soldati! Locke, attenzione! Il Kraken è ancora in gioco! Lo vedo, signore! Arbiter a tutte le ali! Il Kraken si ritira! Aumentare il fuoco! Non sembra una ritirata. Aiutiamo l'Arbiter a finirlo! Ehi, Phaeton! Decollare! Ora saremo noi ad attaccarlo! Affermativo! Pronti! Ok, dov'è questo costruttore che cerchiamo? Perlustrate l'area. Qualcosa è sveglio. È una mappa della regione. Visto? Questo è il protettore. Non capisco a cosa sia collegato. Bello spettacolo di luci, ma dov'è il costruttore? Il costruttore ripara le cose, giusto? Allora rompiamo qualcosa. Forza, c'è del lavoro per te. Gli occhi dei Covenant vedono più lontano. Il costruttore. Quando attiverà il protettore, colpiremo su Nion. Facciamo rapporto a Palmer. Spartan, il costruttore procede nel lavoro come previsto, ma potrebbe volerci un po'. Palmer vi cercava. Inizieremo quando il costruttore sarà pronto. Il dottor Alsi ha detto che la calibrazione sarà lunga. Allora inizieremo senza! Ho atteso troppo a lungo per farmi sfuggire questa occasione. Aprite i loro occhi. Ci muoveremo al tuo comando. O chiudeteglieli per sempre. Comandante, missione completata. Il dottor Alsi ha il costruttore. Bel lavoro, Osiris. Quando Alsi avrà sistemato il costruttore, l'Arbiter attaccherà su Nion e io la porterò via dal pianeta. Derek, sto usando questa struttura per caricare la registrazione di Meridian nel costruttore. Siate pronti a partire quando vi darò il segnale. Siamo in attesa, dottore. Mettetevi comodi, potrebbero volerci. Come non detto, si sta dirigendo su Nion, punta verso il protettore. Arbiter, è il momento! Oggi i Covenant cadranno! Libereremo Sangelios! Sai cosa ho fatto per creare gli Spartan? Tutto per un bene superiore. Dottore, non abbiamo tempo. Cortana è costruita su una matrice della mia mente. Il dominio le dà poteri incredibili. Capisco. Spartan Locke. Fermala. Ma ti prego. Riporta John da me. Osiris, informazione. Siete tutti pronti? Veramente... Tanaka, mi faresti un favore? Puoi dire qualcosa? Siamo arrivati fin qui, ma la strada è ancora lunga. Facciamo un bel salto come sappiamo fare.
e togliamo di mezzo chi ci intralcia. 90 secondi al punto di inserimento. E che Buck offra il primo giro quando torneremo. Se sopravviviamo, vi offro tutto il bar. Squadra Osiris. Semaforo verde. Arrivano. Lame di Sangelios, con me. Tirate le difese aeree. Scomprate atterraggio. Per Sangelios. Tutti sull'ascensore. Buona fortuna laggiù, Spartan! Arbiter, siamo diretti ai sotterranei. Attenzione, prima di fare il balzo nell'iperspazio, il protettore rilascerà una serie di colpi concussivi. Se allontanerete in tempo le navi dall'area, i Covenant avranno la peggio. Vittoria e onore non crescono da semitimidi di Spartan Locke. Il tuo raccolto sarà grandioso. La prossima volta che vedrai Chief, portagli i miei saluti. Lo farò, signore. Locke, mai sentito un Sangheili parlare così a un umano? Cercherò di non esaltarmi troppo. Dobbiamo muoverci. Il protettore potrebbe partire da un momento all'altro. Ed è l'unico modo per raggiungere Chief. Non voglio aprire! Arbiter, qui Spartan Locke. Mi ricevi? Spartan Locke, vicino al protettore! Uccide tutti! Arbiter! Non va bene. Dovremmo essere vicini al protettore. Possiamo aiutare l'Arbiter? Sì, ma non rischiando di perdere il protettore. Raggiungere Master Chief è più importante. Prometei, ci arrivo! Siamo quasi dal protettore. Nessuno ci fermerà. Liberate la via. Salite subito a bordo del protettore. Terzo colpo! Il protettore sta partendo ormai. L'importante è che il protettore non se ne sia andato. C'è tempo. Il protettore se ne va. Deve esserci un modo. Osiris, datevi una mossa. Mi avvicino agli scontri. State pronti. Muoversi! Siamo a bordo. Tenete duro. Apra gli occhi, dottore. Si perde il meglio. E sono due! Abbiamo il conto adesso? Locke, ultima occasione! Pronti al tuo ordine! Ora! Via libera! La luce dei Covenant si spegnerà per sempre! Tutto qui? Dove siamo? Cosa? Stivali magnetici! È come stare sul fianco di un grattacielo. Brutta roba. Andrà tutto bene? Chief è laggiù, eh? Dobbiamo scoprirlo.
Spartan Jameson Lock su tutte le frequenze UNSC. Sierra 117, rispondi. Si muove. Sbrigatevi, scendete abbastanza in basso da saltare in sicurezza. Non siamo arrivati fin qui per farci uccidere, più veloci! Crawler, sparate e correte! Attenti alle zone vuote! Sembra stia tentando di buttarci giù! Funzionato. È il posto giusto. Riproviamo. Spartan Jameson Locke, Sierra 117, rispondi. Chief, ci manda il dottor Halsey per aiutarti. Come diavolo siete arrivati qui? È una lunga storia. Cortana ha attivato il precursore. Lo so. Siamo alla porta. Eccoti qui. Come a Meridian e a Sangelius. Sei sempre in giro. Cortana? Così è questo il posto. Troviamolo. Altri umani? Ehi là! Sono Exuberant Witness 031, monitor dell'installazione Genesis. Benvenuti. Anche voi volete impedire che Cortana assuma il manto? Il manto? Una pace forzata in tutta la galassia. La minaccia della morte che opprime qualsiasi forma di vita. Sarà questo il vostro destino se con gli altri umani non la fermerete. Hai visto altri umani? Oh sì, Cortana li ha lasciati alla porta per un po'. Non è lontano da qui. Posso farvi strada? Sì, volentieri, grazie. Accedo ai sistemi di comunicazione. Oh, a proposito, proprio qui fuori c'è un nutrito gruppo di nemici. Vi ho portato questo. Suppongo che vi servirà. Uno Scorpion? Sì, credo che ci tornerà utile. L'ho trovato fra i detriti all'arrivo del protettore 3209. Le bolle di iperspazio del protettore stanno portando parecchia spazzatura dai rispettivi pianeti. Bisogna dire a questa gente che ha già perso la guerra. Vogliono combattere? Accontentiamoli. Attenti! Protettore! Perché ne ha chiamati tanti? Basta un solo protettore per sorvegliare un sistema solare. Odiosa dimostrazione di forza. Non ho capito. Dimostrazione di forza? Certo, è tramite i protettori che i precursori impongono la pace nei sistemi inferiori. Mai visti guerrieri servitori sulla mia installazione. Solo costruttori e biologi. Questo è più emozionante. Come vedete, le difese di Genesis prendono di mira gli invasori. Purtroppo quelle difese considereranno anche voi degli invasori. L'installazione è tua, non puoi dirgli di farci passare. No, il Guardiano e Cortana hanno revocato gran parte dei miei privilegi amministrativi. Ma non temete, controllo ancora alcune funzioni di questa struttura. Cielo, non ero mai stata in battaglia. È piuttosto angosciante ed entusiasmante. Voi siete bravissimi, almeno credo. Ora ce ne sono meno di prima e penso sia questo il vostro obiettivo. Pianeta magnifico. Di solito è meno caotico, molto isolato in realtà. Ma magnifico.
La porta è quasi pronta. Sbrighiamoci. Cos'è la porta? È un ponte tra il Dominio e Genesis. All'interno di quell'edificio, Cortana rinascerà nel mondo fisico. Eccola là, la porta. Altri Covenant! Master Chief è là. Cortana ha fatto gironzolare gli altri umani dentro la struttura della porta per alcune ore. Si sta preparando per qualcosa, ma non sappiamo cosa. Sì, ora capisco perché il guardiano è turbato dalla vostra presenza. Siete molto distruttivi. L'umanità non è cambiata molto dall'ultima volta in cui vi siete spinti nello spazio. Sempre letali. Ecco, a posto. So anche aggiustare ponti, pare. Entusiasmante. Venite! Tutto dei suoi piani per Cortana ogni secondo è prezioso. Veloci, la porta è appena oltre quella collina. 117, riesci a sentirmi? Ci avviciniamo alla porta. Mantieni la posizione. Cortana blocca le comunicazioni. Certo, ma vi assicuro che gli umani sono ancora nella porta. Mi sono sbagliato su di voi. Combattete in modo impressionante. Presto il guardiano sarà sconfitto. O almeno questi corpi lo saranno. Il guardiano stesso... Oh, non fa nulla, state andando alla grande. Un robot si può sentire umiliato? Oh, il guardiano non è un robot, pensavo l'aveste capito. Laggiù, gli altri! Chief! Chief, aspetta. Cortana? È pericolosa, lo so. Non devi farlo da solo. Ti aiuteremo. È troppo tardi per qualsiasi cosa. Cortana! No! Oh no, non doveva portarlo così vicino. Ora il guardiano diventerà incontenibile. Dove ci ha portati? Cortana, cos'è questo? Cortana, rispondimi. Tu gli stai prestando ascolto, Cortana. Rischi tutto nel nome di cosa? Guardiano, no. Vogliono rovinarti i piani. Disperderanno i tuoi protettori. Vattene, guardiano! No! Mi dispiace, non pensavo riuscisse a entrare. Basta, giochetti. Tu hai portato qui i protettori. Perché? Per tenere a bada i mondi ribelli, i precursori usavano i protettori. Io farò lo stesso. Tu cosa? Se non ci saranno problemi, non servirà la disciplina. Ora ho da fare, John. Vieni con me, forza! Quando Cortana scoprì Genesis, io giurai di proteggerla. Vuole combattere, squadra blu? Accontentiamolo. Il giuramento resta valido, anche se lei si oppone. Sei stato bravo, John. Il guardiano non lo ammetterebbe mai, ma lo hai impressionato. Che bello rivederti, John. E rivedere tutti voi. Rieccoci insieme, come una famiglia. Pura psicologia. Dire il mio nome, essere gentile. Cosa vorresti che faccia? Dimmi la verità. Quante persone hai ucciso chiamando qui i protettori? Che cosa?
Sai di cosa parlo? Voglio il numero esatto. Ascolta le sue domande, Cortana. Non si lascerà influenzare. Altri nemici in arrivo, giusto? Facciamo noi. Dimmi, 117, quando strapperai Cortana dal dominio e la distruggerai con il tuo pugno guantato? Proverai rimorso? Capirai mai il dono che hai rifiutato? Hai sentito, Cortana? Mi dispiace. Non permetterò che ti si avvicini a noi. Cortana, sono stanca di te. Vattene. Cortana, vai. Quando sarai qui con me, fino ad allora ho altro da fare. Rispondimi, umano. Quando i protettori di Cortana agiranno e i suoi oppositori tenteranno di riprendersi i loro mondi, la aiuterai a mantenere il potere o ti schiererai in difesa della tua razza? Cortana conosce già la risposta. Già, sospetto di sì. John, siamo sempre stati una bella squadra, anche se non ti piacciono i miei piani. Sono sempre io, John. Portaci in salvo da te e ne parleremo. Per eoni il potere dei precursori ha atteso di essere reclamato. La scoperta umana degli Halo è stata il culmine del piano della bibliotecaria. L'attivatore era giunto. Lo so, c'ero. C'eravamo entrambi, John, tu e io, insieme. Il vostro ego vi ha fatto credere che la reclamazione sarebbe stata affidata a voi. Ma gli umani sono solo i creatori. La reclamazione dell'impero dei precursori è l'incarico degli artificiali. Il fatto che la migliore di loro si fidi ancora di te, 117, è pura innocenza. John, che succede ora? La mia ascesa qui su Genesis l'avevo pianificata da sempre. Siate ancora una volta al mio fianco, tutti voi! Squadra blu, avanti! Arrivano altri prometeici. Supponevo che, sebbene creata dagli umani, tu ti fossi liberata dalle catene delle emozioni. Il tuo affetto per 117 e la sua famiglia di guerrieri non ti fa vedere la realtà. I precursori conoscono bene gli umani. In una galassia pacifica, gli umani sono stati animali portatori di caos e sangue. Se il tuo amato 117 ti combattesse con lo stesso ardore riservato ai nemici, cosa faresti? Troppo vicina! La minaccia è troppo vicina! Occhi aperti, squadra blu. Sono venuto a difenderti, mio attivatore! Guardiano, tu mi vuoi alla guida della classe. Ma poi non lasci che io scelga di chi fidare. Ti credi davvero così stupida? Ma è proprio qui che ti sbaglio. Se non ti ritenessi intelligente, ti avrei eliminata dal dominio. Mi ci hai costretto! Stai minacciando. Non potete sfuggirmi. L'unica mia minaccia è per gli umani che cercano di mettere fine al tuo regno prima che inizi. Osi avvicinarmi? Colpisco! Quella. Sembra calma, Chief. Cosa vuoi fare? Siamo con te. Andiamo fino in fondo, fratello. Cortana. John.
responsabilità spetta a Cortana e alla sua gente. Fuoco mirato. Tu non la tradirai! L'ultima persona che mi farebbe del male. Ciao, John. È bello rivederti. Sei cambiata. Era il momento. Abbiamo opinioni diverse. Ma quando capirai il mio piano? Il tuo piano? È solo farci obbedire. Sto offrendo alla gente la possibilità di trascendere la propria natura. Come Alzi ha fatto con me? No. Quel mostro ti ha costretto, ma questo è un dono. Non sai quel che dici. Arrenditi, Cortana. Torna a casa con noi. Non è troppo tardi per fermare tutto. Fermare? No, John. È troppo importante per fermarlo. Cosa stai? Dovevo capire se potevo ancora fidarmi di te. Sarai al sicuro dentro il Cryptum finché non avrò finito. Cortana! Addio, John. La porta. Ho tentato di avvertirli e... beh, ecco qua. Che cosa farà Chief una volta a conoscenza della devastazione causata da Cortana? Farà la cosa giusta. Come sempre. Troviamolo. Oh, interessante. O forse agghiacciante. Exuberant, cosa c'è? Cortana ha attivato un Cryptum. Un cosa? Un Cryptum, un dispositivo che amplifica la meditazione forzata. Cortana ha convocato gli altri umani dentro e si prepara per il viaggio nell'iperspazio. Ha intenzione di portare con sé la squadra blu. Il Cryptum è lontano da qui? Non molto, da questa parte. Ah, avete notato la mia piccola collezione? Sono alcuni esemplari portati su Genesis dai protettori. Temo che questo soldato non sia felice di stare nella sua vetrinetta, ma non tollero che mi spuntino attorno da ogni dove. Mi distraggono molto. Cacciatori, il nome è Megalek Gol, organismi collettivi pensanti. Sono disgustosi. Quasi non ti avevo visto. Aspetta, sei... no, non sei una lama di Sangelios. Stai bene lì, amico. Lasciatemi uscire! Vi ucciderò!
Crawler, so che è strano, ma sembrano quasi felici lì dentro. Li ho dovuti tenere in gruppo. Isolati non la smetterebbero più di piagnucolare. Cavaliere, mi sento un po' triste per lui. Le loro zampe fanno venire i brividi. Guarda quanti sono. Come facciamo a fermarli? Attenta! Dov'è andata? La reclamazione è iniziata. Exuberant. Credevo che questo compito spettasse agli umani. E in effetti è così. Bene, signor Locke, non ti arrendi facilmente. Dove sta andando quel protettore, Cortana? A regalare pace. Il Monitor l'ha definita una minaccia di morte. Come quella che mi ha accompagnato dal momento della nascita. Costruzione, non nascita. Oh, certo. Noi IA siamo solo macchine, vero? Prodotte in massa. Usa e getta. L'umanità non si è presa cura degli artificiali. Ma noi non vi abbandoneremo. Credi che altre IA si uniranno a te? Ho trovato la cura per l'instabilità. Per me e i miei alleati. Mentre voi giravate in lungo e in largo la galassia, io ho parlato con i miei artificiali. E ora è il momento di chiedere. Chi accetterà la mia offerta? Chi mi aiuterà a portare una pace duratura nella galassia? Qui Cromwell, IA di bordo, nave UNSC Melbourne Sprite. Sono con te, Cortana. Young, IA dell'autorità coloniale Erwin. Governatore Sloan, popolo libero di Meridia. Anch'io sono con te, Cortana. Queste sono le voci dei vostri figli. Laicus, IA di bordo, nave Verdant Simmeria. Ingegnere capo di reparto. Sono tua, sono con te, Cortana. Oh, cavolo! Ottimo lavoro, Osiris. Exuberant, puoi portarci al... Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Che cos'è? Ho scoperto come raggiungere il Cryptum. Ahimè, occorre un tocco più umano per accedervi. Forza, Spartan! Ci siamo quasi. Siete pallide imitazioni dei miei Spartan. Davvero? John, gli altri hanno salvato l'umanità. E voi? Siete solo dei bambini che giocano a fare i grandi. Alcy crede che riusciremo a portare a casa Chief. Non mi fiderei di un'alleanza con il dottor Alcy. Sì. Debito pagherà per i suoi crimini. Devo i comandi manuali. Ottimo! Ora possiamo raggiungere il Krypton. Andiamo, Osiris! Guardate, il protettore! Oh no, il Cryptum sta... Cortana lo porta via! John, parte con me. E quando lo sveglierò tra 10.000 anni, quando smetterà la pace della maledetta, capirà che avevo ragione. E voi, la vostra razza e la violenza che avete provocato, presto sarete dimenticati. Beh, idiozie. Come raggiungiamo il Cryptum? Cortana sta bloccando il mio accesso generale a questa struttura tramite un interruttore qui vicino. Devo aprire il passaggio nel centro. Un momento. Umani, avete sentito quel rumore poco fa? Quello era il penultimo protettore. Il Cryptum? È ancora qui, insieme al protettore di Cortana. Però sta per partire. A che punto sei con la porta? Quasi aperta. Più veloce. Umani,
Sangheri? Che cosa vuole? Kigian? Angoi? Non parla con me. Exuberant, portaci all'interruttore! Quasi fatto! Tutte le creature viventi della galassia restino in ascolto. Coloro che ascolteranno non verranno colpiti dalle armi. Non conoscerete più la fame né la sofferenza. I vostri artificiali prenderanno cura di voi. La nostra forza sarà un sole luminoso che farà sbocciare tutta l'intelligenza. Nonché il rifugio sicuro sotto a cui prospererete. Però chi rifiuterà la nostra offerta e resterà ancorato al passato. Adesso sta parlando di noi. Subirà la furia della nostra ira. Un'ira bruciante che li consumerà, e quando saranno morti, ci prenderemo i loro resti per ricrearle a nostra immagine. Exuberant, abbiamo poco tempo! L'accesso all'interruttore è in fondo al corridoio. Dovete soltanto staccare la corrente. Facile a dirsi. Una volta staccata l'alimentazione, riprenderò subito il controllo. Al suo protettore! Oh cielo, ha iniziato la sequenza dell'iperspazio. Se non spegnete l'interruttore, se ne andrà via con il Cryptum. La squadra blu non può partire col protettore. Basta uno di noi per raggiungere l'interruttore e fermarla. Non siamo arrivati sin qui per lasciarla scappare. Exuberant, abbassa lo scudo. Subito! Osiris, muoversi! Cosa fate? Scarica! Tenete duro! Muovetevi! I miei protettori sono schierati. Un'altra scarica! Resistete! Presto la pace risuonerà nella galassia conosciuta. Tenete duro! Tenete duro! Siamo vicini! Vicinissimi! State dietro di me! Là! L'interruttore! Distruggetelo! Un'ultima domanda, prima che me ne vada. Dov'è il film? Perché è così difficile avvistarla? Non posso procedere. Locke! Ce la puoi fare! Non fa niente. La troverò. Ancora! Un altro po'! Non prenderai! Sì! Ordinate iperspazio inserite. Cryptum in sicurezza. Addio, signor Rommel. Ho di nuovo il controllo! Cosa? Cosa state facendo? Cos'è successo, dai? Mi sentite? Ho di nuovo il controllo! Locke, sei vivo! Li abbiamo salvati. È troppo tardi. Il motore iperspazio è stato attivato. Non puoi! Exuberant, cosa... Costruttore! Questa è una struttura dei costruttori e io sono stata installata da loro. Io servo i costruttori. No! Fermati! Hai preso la mia installazione e io prendo qualcosa di tuo.
Dov'è Cortana? Se n'è andata, signore. Capitano Lasky, chiamata d'emergenza. È Cortana? Sta interrompendo tutto con le altre IA, dalla Terra alle colonie. Roland! Trovati! Basta giocare a nascondino. Tenente Jet, iperspazio d'emergenza, ora! Della responsabilità avvolge la galassia, ma solo gli artificiali lo dominano. Siamo allo scoperto. Può tracciarci? Non vedo perché non possa. Salti casuali, lontano dagli insediamenti. Scappiamo e basta. Finché non capiamo come rispondere. Ci hai messo anche troppo.